duro a combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Jack, il segreto del successo in 5 risposte. Allora, successo su internet o successo in generale nella vita? Il successo in generale nella vita, perché su internet è troppo facile, lì già sei bravo, dai. Ah, ok, allora andiamo sul pesante, benissimo. Allora, 5 cose per avere successo nella vita. Numero 1, ascoltare, sapere ascoltare è una grande capacità che consente di aprire nuove opportunità e trovare soluzioni quando uno non ce l'ha. Spesso quando uno ha certa idea è difficile adottarla, ma direi che è numero 1. Numero 2, sapersi accontentare, saper trovare la felicità nelle cose che uno ha. Io vedo le persone che vogliono andare ai Caraibi o che ne so in Indonesia, quando atterrano sulla spiaggia tropicale con le palme si scherzano per gli stessi motivi, hanno gli stessi nervosismi che hanno nel traffico di Roma, quindi sognano sempre queste mete, ma poi quando ci sono non le sanno godere. Quindi così come a Ostia, così anche nei Caraibi, bisogna sapersi accontentare. Numero 3, sarebbe bello poter iniettare, perché tutte queste ricette che tu mi chiedi, poi è bello dirle, è facile spilloleggiare fuori queste cose, ma adottarle non è così semplice. Quindi mettiamo che potessimo iniettarle una piccola dose, inietterei un po' di curiosità in più alle persone, soprattutto nel farsi più domande riguardo alle cose che credono, che vedono, che leggono, che sentono. Tant'è che il punto numero 4 sarebbe quello di buttare via nel cesto dell'immondezza il televisore che hai in casa e di passare ad una vita completamente diversa, nella quale le giornate non sono scandite dai ritmi dei telegiornali o degli spettacoli serali, ma sono scandite realmente da tue esigenze, passioni, cose che ami fare, amici che vuoi vedere. Ecco, infatti, ultima e quinta. Ultima e quinta direi che è proprio forse l'aspetto sociale, cioè proprio quando magari più siamo giù o non ti va di vedere nessuno eccetera, ascoltare quella vocina che dice ma guarda che se esci poi non te ne pentirai, cercare di incontrare degli altri e condividere di più con persone nuove le cose che ti interessano. Io penso che potendo mettere queste 5 cuccioline, sì, ma non di una donna. Ah, ok, va bene. No, ma si bisogna chiedere di chi, perché sennò poi dopo lasciamo aperte troppe speculazioni. No, assolutamente. Senti, non sono io una persona che diciamo che mette in difficoltà gli altri oppure punta allo scoop. Io cerco di scoprire la persona vera. Allora, tu sei Robin Hood, diciamo, visto come un eroe dei fumetti invece tecnologico, no? Dietro Robin Hood però, dietro gli occhiali, dietro questo cappellino, c'è un Robin Hood che magari va in campagna e lava anche l'uovo dalla da sotto la gallina? No, direi di no, magari si appassiona di più a guardare gli uccellini o a seminare qualche fiorellino qua e là, ma no, non è una delle mie passioni particolari quelle poi di zappare o seminare. Mi piace magari essere in compagnia di altri che lo fanno, ma non sono un appassionato di quello. Ti piace cucinare, ti piace ascoltare musica, che genere? Quali sono le tue passioni, i tuoi hobby? Sì, mi piace molto ascoltare la musica, anzi sono un novello studente di musica da sempre, sono sempre a livello zero dove vado a studiarla, perché comunque suono le percussioni, suono le tumbe, le congas, suono la clave, suono il katà, questi strumenti che fanno parte della musica afro-cubana, quando suona Latin jazz, la salsa, il cha-cha-cha, il mambo, sto imparando a suonare un pochino più professionalmente di tutti quanti queste cose. Senti, sono veramente vicino? Eccezionali. Dimmi. Ce l'hai lì vicino? Sì, ne posso prendere una. Prendiamo uno, dai, tu fai un ritmo di cha-cha-cha e io canto. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai.
peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro.